Allora, se vuoi davvero far innamorare un uomo in 3 giorni esattamente, perdutamente, quindi farlo andare fuori di testa, vuoi rispettare queste linee guida che ti sto per dire adesso? Le mie linee guida sono super super semplici. Allora, primo step sono quindi tre, in realtà sono 3 giorni, quindi divido in 3 giorni. Segui questo ciclo quando ti rapporti con un ragazzo. Intanto vuoi che sia una persona che conosci, quindi un uomo che stai frequentando, una persona che fa parte del tuo cerchio sociale. Una persona con cui un uomo, non stiamo parlando di uno che magari è, non so, l'ho appena incontrato per strada, cioè devi almeno avere una linea di conoscenza con questo ragazzo, cioè non vuoi pensare che sia l'unico così buttato lì, l'ho appena incontrato, sicuramente andrà bene. No, per farlo innamorare vuoi avere una linea di conoscenza, magari se già state, avete già letto la Bibbia insieme con questa persona. Magari avete già fatto delle cose in generale, però lo vuoi far innamorare perdutamente. Segui questo ciclo di 3 giorni. Il primo giorno cerchi di essere iperpresente con lui, ok? Il secondo giorno sparisci completamente e il terzo giorno gli dici cancella il tuo numero, ok? Ora, che significa questo? Vuoi creare una situazione super tossica dove il primo giorno fai qualsiasi cosa che devi fare con lui, ok? Quindi se devi leggere la Bibbia, devi leggere il Vangelo. E questo vi anticipo, questo l'ha fatto con me una ragazza, ok? Non adesso, ma un po' di tempo fa. Molto semplice. Sii iperpresente, quindi fai qualsiasi cosa per messaggio con lui, qualsiasi cosa, qualsiasi. Fai qualsiasi cosa per messaggio, qualsiasi. Fai qualsiasi cosa per vederlo, stai insieme a lui, fagli qualsiasi cosa, portagli regali, dolci. Quello che gli piace, spendi 200 euro su di lui. Questo è il primo giorno. Fai qualsiasi cosa, ragazzi, ve lo ripeto, qualsiasi cosa. Ho detto qualsiasi cosa? Fatemelo sapere nei commenti se l'ho detto. Una volta che avete fatto questo, cosa vuoi fare? Dopo che hai seguito questa linea questa direttiva, il primo giorno quindi vuoi far vivere una speranza estrema, cioè come se tu fossi la donna pazza e lui super super devota. Non funziona se sei già una sottona, quindi devi essere semplicemente una relazione semi alla pari, anche se non esiste una relazione alla pari. Super devota, cioè vuol dire proprio che tu stai lì che esplodi per lui proprio. Oh, ragazzi, non sto giocando, eh. Gli compri un regalo, qualcosa che gli piace, lo porti a pranzo fuori, lo corteggi, fai tutto, ti pros, cioè a mo' proprio di cioè ti schiavizzi per lui, ok? Quindi ti sottometti a lui per qualsiasi cosa, qualsiasi suo desiderio, sei tipo il suo genio della lampada. Dopo che hai fatto questa cosa, puoi prenotare una consulenza con me in descrizione, iscriverti al canale. No, scherzo, però sicuramente puoi anche fare quello. Il secondo giorno, ok? Sparisci completamente. Ghosting, se lui ti chiama, non rispondere. Cioè, se lui ti chiama in qualche modo, ti incomincia a cercare. Ah, ma lui mi manda i messaggi, che faccio? Non rispondo. No, non rispondi, idiota. No, stai zitta. Okay? No, non rispondi. Non rispondi a niente, niente, nada. Ok? Sparisci completamente. Smetti di essere presente per lui nella vita. Perché fai questo? Perché in realtà così crea un fortissimo scompenso. Mi piace quindi l'idea che una donna sparisca completamente il giorno dopo, l'hanno fatto con me. Che fai? Quando lui ti prova a chiamare o ti prova a dire qualcosa, tu semplicemente visualizzi e non rispondi. Ma io non ce la faccio, non me ne frega un cazzo. Ti impari. E stai zitta e fai quello che ti dico io. Perché? Perché tanto funziona e poi non metti in dubbio la mia parola, prima esegui e poi stai zitta perché poi ottieni i risultati. Se ti lascia e ti voleva già lasciare, se fai questa cosa lui ti lascia e voleva già lasciare. Io per esempio una ragazza che ha fatto con me non la volevo lasciare, mi ha devastato, cioè mi ha fatto tipo innamorare, cazzo, sono stato male, cioè è stato malissimo, no. E quindi smetti subito di rispondere a ogni cosa. Il giorno 2 tu non sei un fantasma, sei una ghost town, cioè sei tipo in una ghost town, sei una città fantasma e non fai niente, niente. Se lui ti chiama, ti tartassa, qualsiasi cosa, ti
Tu sei una donna inesistente, non sei presente sulla faccia della terra. Ti cerca fisicamente, è come se non lo vedessi, vuoi sparire, vuoi scappare, non fai niente, non devi star ferma, è proprio 000. Ora, una volta che fai questa cosa, che succede? Praticamente ti ritroverai poi con una persona che impazzirà, letteralmente, perché il giorno prima eri perfetta. Il giorno dopo sei sparita e quindi sei la morte vera e propria. Questa tecnica è molto pericolosa, quindi ti sconsiglio di utilizzarla in realtà molto spesso, cioè nel senso è una sorta di ciclo che puoi utilizzare una volta ogni veramente 2 o 3 volte nel corso di tutta la vita con un uomo, a meno che non cambia uomo, ma questa tecnica la puoi usare una volta in tutta la vita con lui. Se poi cambi uomo la riusi una volta, massimo 2, 3 proprio, cioè sei matta, se lo usi 3 volte sei... sei fuori di testa. Però insomma è pericoloso, vabbè, ok. Standard, quindi non fai nulla, non rispondi. Terzo giorno, gli mandi questo messaggio e gli scrivi, ho pensato molto a me te, cancella il mio numero, non voglio più sapere nulla di te. Mamma mia, devasto il totale devasto, il totale devasto. Quando torna, nel contesto in cui lui torna, ok? Nel contesto in cui lui gli scrive, quindi che fai? Lui gli scrive questo messaggio, lo ghosti pure il terzo giorno sparisci. Poi che cosa fai? C'è il quarto giorno in realtà. Il quarto giorno è la fine della tossicità. Cioè, che significa? Il quarto giorno tu gli dirai qualcosa come ti amo oppure mi manchi, cazzate così. Basta, hai vinto. Quando lui ritorna, che riprendi la relazione con lui, avrai creato un fortissimo scossone emotivo. Ora, questa cosa, quando è che la vuoi fare? Mamma mia, non la vuoi fare al primo mese, ma la vuoi fare al terzo, ok? O al secondo, al terzo mese, quando già vi state frequentando con una certa cadenza, ok? Una tecnica super super tossica. La vuoi utilizzare solo nei casi, nei contesti in cui stai facendo roba tipo stiamo andando bene. Ok, cioè la nostra relazione sta andando bene, si sta sviluppando bene, lo faccio uso la tecnica super tossica. Va bene, brava, ok, però non usarla più dopo che l'hai usata una volta, al massimo la seconda. Terza, proprio se sei fuori di testa. E quando ritorni con lui è tutto a posto. Se la usi troppo presto, non fai niente. Meglio troppo tardi, meglio un po' più tardi, non troppo tardi, perché troppo tardi ti ha lasciata. Piuttosto la vuoi utilizzare a 6 mesi, a 5 mesi, a 4 mesi, in linea generale, un anno di relazione dove magari ancora non state convivendo. Quando gli fai questa cosa, gli crei un fortissimo shock inaspettato e quando ritorni, perché poi gli dirai torniamo insieme, lo pregherai un po' magari se lui vedi che fa il prezioso, quando torni con lui, in realtà... Non vuoi fare più tecniche tossiche per un po', ok? Per una settimana vuoi essere tipo la ragazza perfetta, la ragazza della porta accanto. Perché sennò rischi davvero di farti molto male, ok? Rischi davvero di soffrire moltissimo, perché poi ti ritroverai sicuramente che hai il devasto proprio dentro, cioè la tua sensazione, le tue emozioni, saranno tutte mescolate con questo dolore, questa situazione dove ti sei autoforzato a fare questa cosa. Nessuno ti suggerisce queste tecniche, suggerisco io. Quindi, perché sono il big, sono il più grosso, the main, quello più esperto, quello più semplicemente efficiente. Se non segui la lettera, quello che dico io, no, ottieni risultati, vai a comprare i corsi dagli scemi lì fuori, dai falsi perbenisti. Sicuramente, insomma, puoi ottenere qualche risultato. Bah, punti domanda, non credo. Perché il king di queste cose sono io alla fine, non ci sono altre persone. E nessuno ti può portare risultati che ti posso portare io. Applica questa tecnica con cautela, iscriviti.